Ciao ragazzi, come va? Benvenuti in un nuovo video. Abbiamo finito di tagliare l'erba. Abbiamo lo iete nel campo che sta asciugando. Oggi c'è leggermente brutto tempo, ha fatto due gocce, speriamo che non piova molto di più. Comunque papà ha incominciato a seminare il mais nei campi in cui abbiamo trinciato l'erba. Vi lascio il video qui. Adesso è rimasto senza seme, noi prenderemo un sacchetto di mais e uno di concime e lo portiamo nel campo. E che sta anche lo smerigliato che deve fare un lavoro. Questo è il campo che sta seminando, sono 4 ettari, è un campo abbastanza vicino a casa, non è molto lontano. Lascialo così, taglialo qua. Quindi è cominciata anche la stagione della semina del mais, perché appena si tagliano i campi si butta le trame, appena i campi sono pronti si semina appunto il mais. Per adesso seminiamo i 17 ettari che abbiamo tagliato qui a casa. Noi il mais lo seminiamo circa 17 centimetri e mezzo un seme dall'altro, quindi magari adesso scaviamo, lo troviamo, vediamo se riusciamo. Eccolo qua, uno è qua, lo ricopriamo, se uno è qua, più o meno dovrebbe essere qua, eccolo qua. E questo è l'altro. Finito di seminare questo campo qua, mi darà una bella rigatta e vediamo cosa ne viene fuori. Ah no. Spiegherò meglio poi come funziona tutto il sistema di irrigazione dei nostri terreni. Adesso prima di tornare a casa passiamo un attimo nel campo a vedere il fieno che abbiamo per terra, che sta essiccando per essere imballato. Ha fatto un pochettino di acqua, quindi non dovrebbe fargli niente. Stiamo aspettando che si asciughi bene per imballarlo. Scendiamo un attimo così guardiamo più da vicino il prodotto. Questo è l'oietto, il prodotto sembra abbastanza asciutto. Per vedere comunque sia se la pianta si è asciugata bene, dobbiamo controllare il nodo, la parte che congiunge praticamente il gambo, il punto in cui si piega. Sotto invece è ancora verde, vedete, si vede la differenza tra questo e questo che invece è più asciutto. Basteranno altri 2-3 giorni di sole e sarà pronto a imballare. Noi abbiamo un'imballatrice tonda e queste sono le balle che vengono fuori. Sono alte 1,80 m, dovrebbe essere 1,70 m, qualcosa. Sì. E questo è il prodotto finito. Come vedete è asciuttissimo, non è assolutamente umido, quindi non c'è nessun rischio di portare a casa un brutto prodotto. Questo è quello che succede ogni tanto, esplode, perché magari o è stata caricata troppo o magari fieno all'interno, tagliato leggermente la rete, una volta che è tirata fuori, l'acqua può scoppiare del tutto.
per oggi lasciamo così e riprendiamo domani mattina. Alla mattina successiva, questa mattina cerchiamo di muoverci e portare a casa tutto quello che è rimasto. Ieri sera poi, fine giornata, si è anche rotta la nostra imbarattrice. C'è un cuscinetto che è saltato, quindi mio papà è andato a farlo riparare. Se riescono a sistemarla in officina per stamattina, se no tocca chiamare un conduttorista. Bisognerà fare il più in fretta possibile perché ha messo molta acqua domani, quindi bisogna finire di imballare e portare a casa tutto quanto oggi. Nel campo il mio zio che sta cominciando a metterle a 2 a 2, perché noi sul pianale le carichiamo a 2 a 2. Facendo quel lavoro lì nel campo si risparmia tempo a casa. Finito di riempire il finile che stiamo riempiendo fino adesso. Abbiamo fatto tutto questo campo qui, i campi corti. Adesso finiamo tutto questo campo qua e lo porteremo però nel finile a casa. Mettiamo meno male l'orea. 18 gradi. E magari fuori, però dentro questo trattore qua si muore di caldo. Thank you.
frattempo che noi stiamo finendo di portare a casa, papà è tornato dall'officina, non so se hanno aggiustato l'imballatrice, comunque sia, lui è tornato, non so se si vede tra gli alberi, sta rigirando il fieno un'altra volta perché magari è ancora leggermente umido sotto e quindi per essere molto più sicuri lo giriamo ancora un'altra volta, tanto male non il fatto. L'ultimo campo che ci è rimasto da imballare, circa 2 ettari scarsi, e questo è il prodotto finale, quello che stiamo imballando. Anche i nodi delle piante, come vedete, sono secchi ormai, non sono più come quelli dell'altro giorno che vi ho fatto vedere. Il nostro conduttorista è un John Deere con un'imballatrice New Holland. In pratica, con la nostra imballatrice, una volta che è piena ti devi fermare per farla rotolare tutta quanta la rete. Invece con la prismatica, che sarebbe l'imballatrice che c'è il nostro conduttorista, si continua a camminare. E nel mentre che si cammina e si comincia a formare la nuova balla, dietro e comincia a chiuderla con gli spaghi. E quindi mentre cammina poi butta fuori quella già fatta e incomincia a fare l'altra. Fila che sta finendo è questa qua. Qui non ci rimane che tutto il tuo porta a casa. Finito la classe per il piano finalmente. Cercare di portarla a casa il tuo conto. Ci vediamo nel prossimo video.